saluto con affetto a nome mio personale, ma ovviamente anche da parte del presidente Emiliano, che ha fatto di tutto oggi per essere qui, ci teneva moltissimo, la data è stata concordata anche con lui e purtroppo oggi non è potuto poi essere presente. Saluto voi tutti, saluto i colleghi Sebastiano, Mario che sono qui, ovviamente in particolare saluto e ringrazio la dottoressa Melli che su questo progetto si è spesa con tutta la direzione sanitaria e amministrativa, con tutte le sue forze insieme al dottore Ruscitti. Quindi un ringraziamento vero, sincero della regione, un ringraziamento l'avete sentito il dottore Sangue Dolce? Io non l'avevo mai sentito così emozionato anche come io, oggi, devo io. Dire la verità. Credo che questo progetto davvero sia importante, con tutta la sua importanza è stato vissuto anche, diciamo, dalla dottoressa Ciminiello, che in questo tempo sta succedendo al, diciamo, in sostituzione del dottore Frassanito, che si è speso tanto, che si è speso veramente per questo progetto. Io vorrei dirvi una cosa molto sinceramente, perciò ho lasciato il dottore Aguglia, diciamo, ad ultimo di questo ringraziamento, non per importanza ovviamente. Un progetto vero, grande, non è una somma di idee o di azioni, è qualche cosa di più il grande progetto. Cioè non è l'azione che si mette insieme della ASL piuttosto che di un'associazione, piuttosto che di una scuola o di tante scuole. Il grande progetto è quello che è condiviso da ciascuna delle persone che ne fanno parte, che lo sentono come il proprio progetto e che su quello si spendono ben al di là del proprio ruolo specifico, del ruolo istituzionale che ricoprono in quel momento, del ruolo pro tempore che ciascuno di noi lo è, del ruolo pro tempore che ricopre. Ecco, questo è un grande progetto. Ed è un grande progetto, perciò siamo tutti coinvolti, lo dico al comitato di Casarano, all'amico Claudio Casciaro che ho visto, lo dico alla preside. È una festa per noi, una giornata di lutto. Aspetta, no, non la dobbiamo vedere così. Vabbè, adesso andiamo avanti. Abbiamo un impegno. Ecco, bravo. Allora, adesso andiamo avanti sulla attività che stavamo dicendo. Noi abbiamo questo grande progetto perché? Perché ci sono tre soggetti che sono importantissimi in un sistema e che tutti devono essere coinvolti. Il primo di questi soggetti nel sistema sanitario è e rimane il paziente, la persona che non sta bene e la sua famiglia. E questo è il primo soggetto a cui dobbiamo fare riferimento. Poi ci sono l'ospedale e gli organismi di assistenza, i presidi, che sono presidi ospedalieri e presidi della ASL, presidi territoriali. Ma non basta, non basta neppure questo. Ci vogliono le istituzioni e le associazioni a fianco di tutto questo perché il progetto divenga grande. I sistemi che funzionano sono quelli. Quando un paziente va in un luogo e si sente che tutta quella città, tutto il luogo dell'accoglienza si sta prendendo cura del paziente, della sua famiglia, quando non si sente solo, neppure il migliore ospedale del mondo, neppure figuriamoci se il miglior reparto del mondo, può essere veramente luogo della cura se non c'è quel corollario che si prende invece cura del paziente, della sua famiglia nel suo complesso. Questa è l'ambizione che dobbiamo avere noi. Sotto questo profilo tutti dobbiamo fare un passo avanti. Lo dobbiamo fare a Lecce, lo dobbiamo fare in tutta la provincia di Lecce, lo dobbiamo fare in Puglia. Perché ovunque ci vorrebbe un grande progetto come questo. Quel grande progetto, cioè, che considera quello che abbiamo con i suoi reparti, i suoi macchinari e si chiede, è sufficiente? Allora è evidente che così com'è oggi, prima di questo progetto, il Vito Fazzi non è sufficiente per i bambini.
non è sufficiente, perché è ancora troppo poco. Con questo che stiamo facendo oggi, noi abbiamo finalmente l'opportunità di poter contare su tutti i soggetti che abbiamo detto prima, perché una famiglia che abbia un piccolo paziente in casa si senta quell'accoglienza che lo fa sentire meno paziente e più persona dignitosa. Questo è fondamentale, rispettata nella sua dignità. Allora, era fondamentale arricchire anche della chirurgia pediatrica questo polo, come emerso da tutte le cose che ci siamo dette. E il dottor Rossi non è che per la prima volta, per una volta, è venuto con tutta la sua equipe ad intervenire nel presidio ospedaliero Vito Fazzi a colmare condizioni di urgenza e di emergenza, ma anche di preparazione per la chirurgia. Era indispensabile costituire un gruppo che potesse fornire al piccolo paziente e alla sua famiglia tutte le attività necessarie. Ora ci siamo, tanto ancora bisogna fare, ma ci siamo, e se ci siamo è merito delle persone che sono state coinvolte, è merito innanzitutto della dottoressa Melli che fin dall'inizio ci ha creduto, è merito del dottore Ruscitti che si è impegnato appena insediato a lavorarci, è merito di tutta la direzione sanitaria, amministrativa, ma è merito, fatemelo dire, di una sollecitazione costante di questa associazione e di tutto il popolo salentino che ha spinto perché si realizzasse. E questa idea di lascia il segno, lancia un sogno, io credo che sia stata veramente studiata dai ragazzi, cioè lo dobbiamo vedere fisicamente anche le cose che facciamo, non basta soltanto che le sogniamo, perché altrimenti rimane un sogno e non diventa un progetto. Quindi io davvero ringrazio tutti costoro. Abbiamo avuto un direttore dei lavori particolare nel corso di questa attività, anzi due direttori dei lavori particolari, fatemelo dire. Il primo non ha la qualifica per esserlo e quindi viene accusato pubblicamente oggi e si chiama dottor Rossi, è un direttore dei lavori di quelli che ogni giorno andava a verificare come stavano i lavori e semmai telefonava per dire: sto notando un po' di inceppamento, che cosa possiamo fare perché si proceda al più presto? Dottore, garbatissimo sempre, questo lo metto veramente in un merito speciale, sempre perché i progetti non camminano da soli, si fanno con le persone che ci credono. Allo stesso modo penso che la persona che oggi non c'è e che con noi ha curato anche nei giorni in cui davvero aveva difficoltà, senza mai far pesare la sua malattia su nessuno, ma anzi cercando di tenerla da parte per dimostrare quanto l'impegno fosse totale al 100% ogni giorno, che è Totò Negro, veramente è un altro direttore dei lavori particolare che sono sicura che adesso continuerà a seguire questi lavori anche da un altro luogo, perché ci teneva, perché ci ha tenuto, perché ha dato comunque a tutti noi quella sensazione di lavoro di squadra che era importante. Io lo voglio ringraziare, l'ha fatto il dottore Ruscitti, ma davvero penso che per ciascuno di noi sia stato fondamentale quell'apporto. E così veniamo al fatto di Casarano. Ha fatto molto bene e questo risponde alla sua sensibilità, sempre dimostrata, il dottore Aguglia, nel richiamare quanto sia importante il rapporto con un presidio che sino ad ora, dal 1982, ha gestito al meglio la situazione della pediatria e della chirurgia. Lo posso dire anche personalmente, perché ci sono stata e ho potuto verificare sulla persona di una mia figlia che cosa significa quel reparto e come funziona.
Perciò io credo, sono convinta, e sono convinta di esprimere anche il parere del Presidente Emiliano, ma è stato appena accennato sia dalla dottoressa Melli sia dal dottore Sanguedolce, che qui non si tratta di togliere qualcosa a qualcuno, si tratta di fare rete per essere più grandi tutti, per essere più grandi tutti, per cui non bisogna sottovalutare per niente il lavoro, le competenze, le specializzazioni, le capacità che ha un presidio. Bisogna soltanto considerare come meglio quella rete può funzionare, dando a tutti la possibilità di esprimersi. Allora, sotto questo profilo, mi permetto di dire che questo non è un punto di arrivo, questo è un punto di partenza. È un punto di partenza, perché noi non è che ci fermiamo oggi, si firma il protocollo, che è fondamentale, perché partono tante attività, perché... Lo ripeto, quando nasce un progetto come questo ci vogliono tante persone che si muovono. Quando si va in altri luoghi, quelli tanto specializzati, si vede, e lo ha detto prima Sebastiano, come la degenza non possa essere un momento di interruzione di tutto il resto delle attività che una persona svolge, soprattutto quando si tratta di un paziente. Pensate che cosa significa il diritto allo studio per un paziente piccolino, che interrompe tutti i rapporti con la scuola, con i compagni. Che cosa vuol dire poter continuare all'interno di un ospedale? Che cosa vuol dire continuare a fare laboratori per evitare che la malattia, diciamo, subentri, che la patologia, diciamo, prenda il sopravvento rispetto alla sua vita? Quindi tutto questo si deve garantire a contriaccorda. Chiedo scusa, c'è il presidente. Ah, lo mettiamo. Vorrebbe dare un saluto, lo mettiamo a viva voce. Stiamo mettendo il viva voce. Metti il microfono. Presidente. Puoi puoi parlare, ecco, siamo tutti qui, siamo in tuo ascolto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte. Sono ovviamente dispiaciuto di non essere con voi fisicamente, ma probabilmente è anche meglio così, perché voi sapete che io mi tiro dietro ovunque vado una serie di comete, chiamiamole così, e quindi è bene che questa riflessione di oggi avvenga con la dovuta serenità. Ci siamo visti, credo, un paio d'anni fa, avevamo preso degli impegni molto seri con voi e li abbiamo mantenuti. Mantenere gli impegni costa, nel senso che non tutti poi sono contenti, ma la mia soddisfazione è davvero grande nell'avere in questo momento, diciamo così, potuto dar vita finalmente al polo pediatrico del Salento, perché era incredibile che mancasse una struttura così importante in un territorio così vasto e così pieno di problemi. Ora, le parole servono a poco, bisogna agire, bisogna avere legami come i legami che abbiamo costruito noi, e dobbiamo soprattutto fare in modo che, una volta attuato, tra virgolette, il trasloco, poi si continui a investire nella struttura per renderla un punto di riferimento che limiti i viaggi della speranza, che consenta alla rete pediatrica pugliese di essere competitiva con quella delle regioni più avanzate. Noi ci crediamo, stiamo facendo un lavoro simile anche nelle altre province, e ovviamente adesso dobbiamo solo lavorare e intensificare gli sforzi. Ringrazio tutti i presenti, il presidente Sdriacorda, tutti, devo dire, i consiglieri regionali presenti, gli assessori, sia di maggioranza che di minoranza, anche perché, nonostante tutte le polemiche che ci sono state, questa è stata un'operazione costruita dal basso, con una grandissima partecipazione da parte di tutti e senza connotazioni politiche specifiche. Ecco perché sono particolarmente contento che vi siate oggi riuniti per, diciamo, fare il punto della situazione. Grazie a tutti e buona giornata davvero di cuore. Grazie a te, Presidente. Ciao. Grazie a tutti voi. Buon lavoro e in bocca al lupo all'associazione. Grazie.